Giuseppe Cantatore nasce geneticamente artista e aiutato dai luoghi incantati in cui vive, Acquaviva delle Fonti, riesce sin da piccolo ad imprimere nell'arte le bellezze della natura e di tutto ciò che lo circonda. Animo molto sensibile, interiorizza i vari processi psicologici ed emozionali, trasmettendoli su tela. E il continuo movimento della sua anima fa sì da situare in ben precise tappe i suoi lavori artistici. Definisco i suoi iniziali dipinti graffi dell'anima, in quanto su ogni tela Giuseppe ha dipinto a mo' di incisione dei graffi, atti a voler elaborare quasi con grido la forte energia interiore per supportare gli incontri e gli scontri che immancabilmente sorgono in un'esistenza vissuta con passione. E anche se sulle stesse tele l'autore riporta pennellate con amalgama di vari colori, tra i quali predomina in primo piano quello un po' scuro della irrequietezza, sullo sfondo invece si notano luminosi sprazzi di luce. Quella stessa luce a cui tende Giuseppe Cantatore perché all'interno di sé è pieno di luce. Bene, è con questa realtà che ho conosciuto Giuseppe Cantatore. L'ho conosciuto sin dal 2009 ad un festival dell'arte e ho conosciuto appunto l'uomo artista Giuseppe Cantatore, quale concorrente pieno di energie interiori e classificandosi ai primi posti. Conoscendo sempre di più la sua verve artistica, lo invitai nel 2010, insieme ad altri artisti, a fondare l'associazione Arte Emozioni, presieduta da me e da Giuseppe Cantatore come vicepresidente. Dunque, che dire di Giuseppe? Ci sono molte cose da dire, però dico solo che parlando della sua arte, man mano che Giuseppe ha continuato a dipingere, sembra che i graffi dell'anima siano stati sostituiti da un nuovo equilibrio, quello della fortezza. Della fortezza le cui radici vengono prima accolti e poi impiantati nel grembo della madreterra. E si tratta appunto delle sue opere artistiche in cui l'autore riporta i secolari alberi di ulivo. Sono i tronchi questa volta che la fanno da padrone. In questo periodo lui è molto impegnato a dipingere alberi di ulivo, tronchi. Tronchi dalla forma attorcigliata, come se ci raccontassero la forte vibrazione dell'autore nell'imprimersi sempre di più e con maggiore passionalità nei forti movimenti della vita. E di contro, la maggior parte dei rami degli ulivi dipinti ondeggiano euforicamente ed entusiasticamente. In alcuni di essi si denota l'esistenza di venti di libeccio, aspettati ed inaspettati, come quando nella vita, pur essendo sbattuti dal vento, le forti radici ci impediscono di cadere. In alcune tele poi l'artista dipinge i tronchi quasi distesi sull'erba e dei quali si evince il desiderio di riposarsi, per riflettere sul senso della vita, senza perdere di vista ovviamente le nuvolosità che emergono all'orizzonte della stessa tela. E poi non posso non evidenziare l'emozione ricavata da un dipinto di Cantatore, e quella che esprime tramite un tronco di albero di ulivo l'unione di una famiglia. L'unione di una famiglia alla quale lui ci crede e ai quali personaggi
appennellato i connotati della Divina Famiglia di Nazareth. È stupenda questa tela. Contemporaneamente a questa tappa pittorica se ne aggiunge un'altra tappa. Io definirei la tappa dello stupore della vita, che evidentemente è sempre esistita in lui, ma che in questo periodo, per mutate decisioni dell'anima, viene proiettato con magia verso il mondo che lo circonda. Si tratta nell'esternare su tela il profumo candido e pulito della vita, tramite alcune rose bianche e poi blu, nonché gigli anch'essi puri e candidi, il fiorire di piante rampicanti e di glicini dipinti all'ingresso di case, case quasi fatate, laddove esiste il rifugio dell'anima e degli affetti più cari. È da un anno che Giuseppe Cantatore, per motivi inerenti alla sua arte, non collabora con la nostra associazione Arte Emozione. Infatti il suo mondo eclettico lo ha spinto a realizzare dei tour artistici in tutta Italia, denominati Metamorfosi, termine esatto per definire l'evoluzione progressiva della sua passione artistica. Tour per esporre le sue divine creature e raccontare al visitatore che la bellezza salverà il mondo. Giuseppe ci crede e perciò auguro a lui una meravigliosa continuazione di vita, sempre più ripiena di stupore, com'è nel suo stile. Complimenti, Giuseppe.